Carissimi amici dell'Acquario, buonasera. Allora, proseguiamo con l'oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno 2024, quindi anche per voi andiamo a fare l'oroscopo. Nel frattempo vi do un po' di informazioni io. Allora, innanzitutto ricordo a chi ancora non è iscritto al canale di farlo, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Nella voce descrizione o informazione trovate il mio numero di telefono se volete ulteriori informazioni su consulti privati e quant'altro. In merito ai consulti privati nella community trovate la promozione che è partita dal 1 giugno e rimarrà fino al 15 giugno per chi volesse chiaramente un consulto privato, quindi lo andate a guardare direttamente nella community, oppure se volete mi mandate un messaggio e vi do le indicazioni. E poi per chi ha voglia di abbonarsi a questo canale, ho già fatto un piano già per gli abbonati, ma chiaramente per chi volesse abbonarsi può partecipare, un piano, ci siamo organizzati un piano per questo mese proprio per gli abbonati al canale. Quindi chi vuole abbonarsi trova nella community il link, può seguire il link, può scegliere primo o secondo livello a secondo di quello che vi interessa e andrete a vedere nella community che cosa c'è in serbo per voi abbonati. Allora, detto questo, invece adesso per voi dell'Acquario andiamo a vedere dal 3 al 9 giugno 2024 che cosa accadrà e quali sono le novità che dovete sapere voi dell'Acquario. Acquario, cosa accade in questa settimana dal 3 al 9 giugno 2024? Ci sono dei progetti, avete in mente di realizzare comunque qualcosa, siete anche molto calmi, tranquilli nella vostra riuscita, determinati nel voler andare comunque avanti. Molto, vi ho detto prima, sereni e tranquilli, diciamo il progetto fondamentale, a parte le cose che dovete fare, è proprio rimanere nella vostra serenità e nella vostra tranquillità. L'unica cosa che dovete prendere è una decisione molto importante, una decisione che vi sta a cuore e una decisione che al momento vi tormenta in questa settimana. Vediamo per l'Acquario questo asso di bastoni, quale altra informazione vuole darci dal 3 al 9 giugno 2024. Per qualcuno di voi, a parte i progetti, ripeto, che dovete portare avanti nell'ambito lavorativo, mi sento di dire che siete tanto bloccati emotivamente perché c'è tanto stress che non vi permette di avere la lucidità, oppure perché semplicemente potreste avere una delusione che vi fa andare in tilt, come vi ho detto. Sì, vi andrà una delusione che vi andrà a turbare e vi bloccherà emotivamente parlando perché non ve lo aspetterete, visto che siete mirati comunque a realizzare tante cose. Ma andiamo avanti, vediamo questo 10 di bastoni per il segno dell'Acquario dal 3 al 9 giugno 2024, che cosa vuole dirci di più. Qui avete dei dubbi su una determinata situazione, vi sentite destabilizzati, ma a parte i dubbi, la delusione deriva proprio da un inganno, da un inganno, da dei litigi che magari si possono presentare in questa settimana e andrete a vivere, diciamo, una determinata situazione in altalenanza dove oltre che
prendere una decisione importante, ci sono anche da fare delle scelte. Delle scelte perché avete un qualcosa da dover portare avanti e siete determinati a volerlo fare. Siete sicuri, tranquilli nel volerlo fare, solo che c'è un qualcosa che proprio vi andrà in questa settimana a turbare, a deludere, che può essere appunto l'inganno, il litigio, magari da parte di qualcuno anche un sentimento di gelosia. Andiamo a vedere questo 10 di denari, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario dal 3 al 9 giugno 2024. Per quanto determinati nel voler portare avanti qualcosa, stressati nell'ambito lavorativo, bloccati emotivamente, questo blocco vi può portare anche a un impedimento, vi può portare anche ad avere delle problematiche nei confronti magari di una persona di vostro interesse, ma oltre le problematiche, oltre il blocco, l'inquietudine, c'è sempre l'arrivo di buone notizie. Queste buone notizie vi rallegrano un attimo l'animo, anche se c'è tanta confusione. Comunque, ecco, questa delusione, questo stress vi porta comunque ad avere tanta confusione in questa settimana, perché poi non, perché dovete chiudere determinate cose, quindi questa chiusura vi va a destabilizzare, o queste scelte, queste decisioni da fare vi vanno a destabilizzare, non sapete neanche voi cosa fare, quindi siete un po' confusi. Tre di coppe, quale altra informazione vuole darci per il segno dell'acquario dal 3 al 9 giugno 2024? C'è qui una situazione che proprio vi pesa, ok? Lì inizierete a parlare, essere chiari, trasparenti, dire le cose in faccia, nella vostra massima tranquillità, e vi allontanerete da una determinata situazione. Ecco perché c'è la chiusura, proprio c'è un distacco da qualcuno, ok? O perché probabilmente tornerete a rifare gli stessi errori voi, oppure perché questa situazione vi causerà comunque un dolore e sarete costretti a dover prendere una decisione, perché effettivamente voi volete andare verso una realizzazione di qualcosa, verso un'abbondanza. Andiamo a vedere questo 9 di denari rovesciato, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario dal 3 al 9 giugno 2024. Per qualcuno c'è anche una certa sofferenza a livello sentimentale. Di fronte a degli inganni, menzogne e bugie, cosa farete? La vostra decisione sarà quella di collaborare per cercare di mantenere la serenità, la tranquillità e l'armonia. Quindi effettivamente chiuderete con determinate situazioni, ma vorrete collaborare, vorrete andare avanti, riflettendo bene passo passo quello che dovrete andare a fare. Andiamo a vedere come si concluderà questa settimana per il segno dell'acquario dal 3 al 9 giugno 2024. Le vostre gratificazioni saranno una giustizia che viene per voi. In questa situazione altalenante, fatta di decisioni e scelte, di impedimenti, di chiusure, stress, voi avrete la vostra gratificazione, la vostra giustizia divina. Uscirete fuori da queste situazioni comunque stagnanti, perché avrete chiaramente il vostro. Vediamo perché questa sofferenza a livello sentimentale.
C'è una terza persona, terze persone, situazioni che comunque si vanno a intromettere nella situazione che state vivendo e che non vi permette comunque di proseguire, andare avanti nelle vostre azioni, ma riuscirete ad avere comunque il vostro trionfo. Infatti, vi ho fatto vedere come si conclude la settimana, riuscirete ad avere le vostre gratificazioni e riuscirete chiaramente a proseguire, ad uscire fuori da queste situazioni stagnanti. Diciamo che queste persone, ok, se sono più di una, vi manderanno un po' in crisi, ma potrebbe essere anche una crisi che deriva, a livello proprio economico. Ecco la mia gatta che ogni tanto passa a salutare le carte. Allora, andiamo invece a vedere ancora, andiamo a vedere perché questi inganni, queste bugie, questi tradimenti, per quale motivo per voi dell'acquario? Perché vi vedo o voi o con chi avrete a che fare, chiusi in voi stessi, per paura di soffrire, dall'altro lato pure voi stessi molto determinati e decisi a superare comunque delle difficoltà. Però vedo anche voi tornare a rifare comunque degli stessi errori. E il fatto che ritornate a rifare gli stessi errori potreste essere voi quelli che andate a ingannare per poter avere l'acqua al vostro mulino. Siete voi che nelle vostre azioni, nei vostri comportamenti, potreste magari andare a raccontare la bugia, a mentire per qualcosa, per raggiungere quelli che sono i vostri scopi. Oppure, nell'eventualità, potrebbe essere la persona o le persone con cui avrete a che fare in questa settimana. Carissimi amici dell'acquario, questo è quanto per voi. Ci sentiamo alla prossima. Fatemi sapere e nel frattempo vi auguro una buona domenica.